thing. No marching in, no marching in. Oh, when the saints go marching in. Dalla metà di febbraio i Beatles, tutti e quattro, con le mogli o fidanzate, e Mia Farrow, la moglie di Frank Sinatra, e Donovan, un altro idolo degli adolescenti inglesi, e il famoso gruppo californiano dei Beach Boys, sono andati in India a meditare con Maharishi Mahesh Yogi. Poi Ringo e Mia Farrow sono partiti, ma gli altri sono ancora là, a Rishikesh sull'Himalaya. Noi siamo stati a trovarli quando c'erano tutti e vi raccontiamo la storia. È una storia con qualche domanda in sospeso e qualche piccolo dubbio sul nuovo mondo dei Beatles, ma in compenso contiene due canzoni nuove. Nel filmato non si vedono le tigri, ma di notte si sentiva il ruggito nella foresta, a meno che fosse un'altra buona idea dell'organizzazione impeccabile. Now you can think, look at the form, fathom the infinity, dive in the Ganges, fathom the infinity, and fathom the infinity, fathom the infinity. Hey, we don't really exist. You never know. Il viaggio comincia alla periferia di Bombay, la porta dell'India. Adesso arrivano i Beatles. Arrivano con le chitarre e con le mogli, fanno corona attorno al loro maestro e decidono su come spendere il pomeriggio. Cantare sulle rive del Gange è un ottimo modo per meditare, suggerisce il Maharishi. Così scendiamo tutti verso il fiume sacro. La cerimonia comprende l'offerta di vecchie e nuove canzoni. Due delle canzoni che ascolterete sono state scritte proprio in questi giorni, anche se non c'è ancora l'arrangiamento. E il bagnarsi, se non proprio l'immergersi, nelle acque purificatrici del fiume sacro.